Presto, ambasciata americana. Beh, scusi, lei non ha precisato, io modestamente ho una certa cultura e di America ce ne sono due, una da sopra e una da sotto, America del Nord, America del Sud. Scusi, sa, ma lei sta parlando con un tassista, non con un venditore di palloncini. Ma per favore, quando si dice ambasciata americana, sono Stati Uniti, no? Sono Stati Uniti? Quanto? Ma chi? Le due Americhe, del Sud e del Nord, hanno eliminato i Stati Uniti per terra. Scusi, ma lei chi è? Patrizia Reda, direttore. Un argomento scabroso, cioè diciamo che lei snita, intaga dentro i vizi e i spurcellamenti nel cervello dell'italiota Puccello. Lei mi affida l'articolo più importante della prossima settimana. Io lo scrivo e poi si vedrà. Se sarà degno di pubblicazione, significa che ho vinto io. Se non va, ho perso e vengo a letto con lei. Ma quando sono di là? Perché? Un meeting di maiale, va questo? Presto. Se non ci fosse tuo marito, mi butterei anche dalla mischia. Sì. Bella pugia. No. Oh, tanto cielo, Reda! Reda, cosa vuole? La mia morte! Facciamo i stress di Orazio Curiazzi. Prima lo faccio avvicinare e poi lo beffo, lo sberlef e lo gabbo. Maron, guardi, derappa di scumamento! Prego, cominci pure. Faccia pure con comodo. Mi venda in poppa. Sento già tutta la libidina dentro il fisico. Verrebbe a letto con me? Verrebbe a letto con me? No, no, niente, mi scusi, no, non dicevo lei, si figuri se io non... Prego. Piuttosto che venire a letto con lei, scriverei la Bibbia in 3 giorni. Beh, adesso non esageri. Ci sono state fior di donne che sono venute a letto con me e sono rimaste soddisfattissime.